Hola, salve a tutti, io sono Peppe Pinto e come negli altri video oggi vado a parlarti di un qualcosa veramente semplice, ma per me che sono detto al settore, ma che confonde la maggior parte della popolazione che poi si affaccia al mondo del fitness, specialmente i ragazzi, perché purtroppo i ragazzi hanno una cosa cattivissima. Sono spinti dall'ego e anche io avevo questa caratteristica quando ero un po' più giovane, ma adesso capendo perché e come sbagliavo mi sento di consigliare e quindi di non farvi fare gli stessi errori miei in passato. Due errori su tutti in realtà i ragazzi sbagliano e sono quelli dei carichi e delle serie. Perché? Perché la persona tendenzialmente, per non far figura, una figuraccia con l'amico, tenderà a mettere un carico superiore, o magari perché sta passando la figa della palestra, tenderà a mettere un carico superiore a quello che realmente può fare. Poi fa figure di merda, entra subito in fase di stallo e chiaramente le performance calano e i risultati non arriveranno mai. Ricordati una cosa, se non sei in grado di sentire il muscolo, non crescerà mai quel muscolo, ok? Partendo da questo, però, una cosa fondamentale sono le serie e il volume allenante che una persona deve avere in palestra. E qui ci sono delle distinzioni particolari, perché? Perché un numero adatto di serie per tutti non esiste. È stato stimato però tuttavia un range di serie allenanti in palestra che va dalle, te le metto qui, 27 alle 45. Ok, quindi per un allenamento idoneo alla situazione tu dovresti restare in questo range. E adesso piccolo furbetto muscoloso, tu partiresti con 45 perché 27 è da sfigati, giusto? Partire con 27, cazzo, 27 non mi sono manco allenato con 27. In realtà, quando si parla di serie allenanti, si parla di serie difficili, ok? Quindi di ripetizioni efficaci vengono definite. Perché? Perché io posso fare anche 45 serie allenanti. A parte che per fare 45 serie allenanti difficili, difficilmente, scusami il gioco di parole, ho dei progressi. Perché? Perché avrò un sistema centrale e neurale soprattutto scosso e non sarò più in grado di progredire se non con tanti giorni di recupero. Ma inoltre lo svantaggio è che dovrei stare tipo 2 o 3 ore in palestra quasi tutti i giorni per fare le mie 45 serie difficili allenanti. Quando dico difficili, ragazzi, dico serie in cui voi arrivate al massimo del vostro potenziale, che non vuol dire il cedimento, ok? Anzi, state alla larga dal cedimento. In ogni caso, proprio per non saperne leggere né scrivere, se tu sei un neofita della sala, quindi se tu ti stai approcciando in sala adesso, neofita, intermedio e avanzato, distinguiamo le categorie. Se ti stai affidando, o meglio, se stai andando in palestra adesso, io inizierei chiaramente dal range più basso, ok? Porca miseria. Non riesco a scrivere 27. 27. Partire dal range più basso. Ma in realtà anche l'intermedio e anche l'avanzato dovrebbero partire dal range più basso. Semplicemente perché? Perché partendo da un range più basso io ho una duplice variabile da poter modificare qualora subentrasse una fase di stallo. Perché? Perché io posso arrivare qui a 35, per esempio, per migliorare la mia performance o comunque i miei risultati. E oltre al numero di serie io posso migliorare anche il tonnellaggio, ok? Quindi posso alzare di più. Stesso discorso vale per l'intermedio, che magari lo spingiamo verso le 46 serie, e l'avanzato, che lo spingiamo verso le 45. Quindi ognuno di loro ha una duplice modifica da poter fare, quindi sul numero di serie difficili e sul tonnellaggio del loro allenamento. Attenzione! Non sopravvalutatevi. La maggior parte, anzi credo che il 95% di chi si allena in palestra, me compreso, siamo degli intermedi, ok? L'avanzato per me è quello che gareggia. L'avanzato si allena 6 giorni a settimana o anche 7. Non consideratevi avanzato soltanto perché magari andate da qualche anno in palestra. Io non vado da 15, mi considero intermedio, ok? Se stai iniziando un processo adesso, mettitelo in testa, togli il ego, sei un neofita. Tra qualche anno potrai diventare intermedio, se gareggi forse diventerai avanzato. Quindi occhio a mettere l'ego da parte in palestra e soprattutto ad avanzare con un criterio. Tieni bene in mente questo range, quindi
Il tuo protocollo, che sia in 3, in 4 giorni, in 5 giorni, devi rispettare queste serie difficili, allenanti, e quello che ti consiglio è di partire dal range più basso proprio per avere una possibilità di modifica nel corso delle settimane, quindi aumentare il numero di serie o addirittura aumentare il tonnellaggio sollevato. Se sei arrivato alla fine di questo video sicuramente avrai una visione un po' più chiara e più ampia di quanto e come dovresti allenarti. Spero di averti chiarito le idee, ma soprattutto se vuoi approfondire come allenarti col metodo mio, il metodo Spartacus, non devi fare altro che andare sui miei link, prenotare una consulenza gratuita con uno dei miei coach e chiaramente capire se puoi fare al caso nostro e soprattutto se possiamo noi aiutarti nei tuoi obiettivi. Io ti aspetto nei prossimi video, mi raccomando, commenta, tagga un amico e soprattutto condividi. Ciao!